Presidio dei dipendenti dell'ATM questa mattina nella sede regionale di Via Genova per chiedere un incontro con l'assessore Pallante su una situazione che loro definiscono incresciosa e che li porta in gravissime difficoltà economiche con diverse retribuzioni che ancora non giungono ai dipendenti. Noi abbiamo raccolto questi contributi. La situazione è sempre la stessa. Avanziamo 4 mensilità, chi ne avanza 3. Per poter prendere uno straccio di stipendio dobbiamo fare ogni mese il decreto ingiuntivo. E non basta, che siamo ad oggi, siamo a 4 mensilità, le famiglie nostre che subiscono, che chiaramente siamo senza una lira, comunque il servizio lo devi garantire lo stesso, perché se non fai il servizio ti denunciano, ci sta la penale, però se loro non ci pagano, va tutto bene per loro. Cioè come dobbiamo fare? Vergognoso il Molise, la regione, tutto quanto. Soldi pubblici. Quali saranno i prossimi passi allora? Vedremo, magari quello di bloccare i pullman, tutto per tutto. La gente rimarrà a piedi sicuramente, tanto ormai non abbiamo più nulla da perdere. La regione si giustifica che dà i soldi all'azienda. L'azienda ribadisce che la regione non gli dà i soldi, sembra la stessa storia da 12 anni. Prima o poi la gente deve rimanere a piedi e qualcosa si muoverà. Nel contempo l'azienda di trasporti molisana fa delle precisazioni chiamando in causa i lavoratori iscritti alle due sigle sindacali Faesa Cisal e UGL Autoferro Tranvieri e dice che l'intero ammontare del credito lamentato dei lavoratori iscritti alle due sigle sindacali è stato sottoposto a vincolo ed accantonato presso la regione Molise e pertanto nessuna ulteriore richiesta di pagamento potrà essere legittimamente avanzata nei confronti di ATM S.p.A. I sindacati hanno chiesto un incontro all'assessore Pallante che ha risposto così. Beh, intanto la regione continuerà col potere sostitutivo per i mesi di novembre e di dicembre e quindi quella che era stata una procedura attivata per il mese di novembre continuerà, quindi la regione attiverà il potere sostitutivo nei prossimi giorni, quindi spero che ci sia un riallineamento definitivo tra le richieste dei lavoratori e tutti i pagamenti. Contro avvenuto con l'assessore Pallante, non soddisfacente a quanto pare. Cosa devo dire? Sì? Noi siamo rimasti sempre senza soldi, non c'è una certezza di prendere soldi, ditemi voi la soddisfazione come e quale può essere. Io non ne ho, non sono assolutamente soddisfatto, ma mi sembra normale. Le mensilità le ho dichiarate, sono per una decina di persone, devono avere ancora ottobre. La rimanenza, quindi 170-178 persone, devono ancora prendere novembre, dicembre e tredicesima, che sono già mensilità maturate. Non dobbiamo aspettare altro, sono già mensilità maturate, di cui novembre dovrebbe andare già per una parte intorno ai 70-75 dipendenti a pignoramento, quindi verranno accantonate con la determina che verrà fatta la settimana prossima all'azienda ATM. I prossimi passi? Ragazzi, i prossimi passi ci siamo appena detti qualche cosa, aspetteremo la fine di gennaio, i primi di febbraio vedremo cosa fare, se fare i decreti ingiuntivi o non farli, quindi se seguire la linea regionale oppure seguire la linea degli avvocati, quindi della legge, vediamo cosa fare e decidiamo tutti insieme di fare un qualcosa, perché sono convintissimo che lo faremo in maniera unitaria, penso di fare quello. Poi se per il mese di gennaio non si vedranno lumi, che la regione non riuscirà a pagarci la mensilità di dicembre, allora a quel punto saremo costretti a ritornare ai pignoramenti e ci dovremo mettere dicembre, gennaio, febbraio, quindi, e andiamo avanti così, fino a quando l'azienda non si deciderà forse a pagare qualcosa. Pronti a far esplodere il caso in consiglio regionale, così Micaela Fanelli, consigliere di opposizione in consiglio regionale. Sono 20 anni che non si riesce a vedere la luce e hanno ovviamente gioito i dipendenti nel periodo natalizio perché sembrava che finalmente in caso di mancato pagamento dell'azienda si riuscisse comunque a prendere lo stipendio. Così non è stato, sia novembre che dicembre che la tredicesima per tutti i dipendenti, alcuni addirittura ottobre, non sono arrivati nelle famiglie di chi non ha fatto mancare con responsabilità il servizio per i cittadini molisani. I pullman partono, gli stipendi non partono. Questo è gravissimo, hanno tentato finalmente di avere un'interlocuzione data e qualora non si riavrà per l'ennesima volta una risposta siamo pronti a far esplodere in Consiglio regionale nuovamente il caso.